Cari amici di Antenna Sud, ben ritrovati per una nuova puntata di Ad Hoc per voi. Anche oggi vi parleremo di sana alimentazione, buona cucina, tradizione culinaria pugliese, ma soprattutto parleremo dell'ingrediente principale della dieta mediterranea, l'olio extravergine di oliva, e a breve scopriremo quale olio pregiato ci propone oggi Agride. E io mi ritrovo nella Sala delle Rose, una sala ricevimenti immersa nel verde di Palo del Colle, in via Don Luigi Sturzo numero 30, e per presentarvi questo secondo piatto oggi a base di carne sono in compagnia dello chef che lo ha preparato per noi, Dino Splendori, e del maître della Sala delle Rose, Giuseppe Piscopo. Ben trovati, e buongiorno. Chiedo subito al maître di introdurci e di dirci il nome di questo piatto. Allora, questo è un entrecot di vitello con rucola, scaglie di grana e riduzione di aceto balsamico. Quindi ingredienti molto semplici, ma comunque li elenchiamo ugualmente. Va bene, allora partiamo dall'entrecot di vitello, che dei crostoni di pane di Altamura, delle scaglie di grana, della rucola e una riduzione di aceto balsamico. È un piatto molto tradizionale, ma magari ci dà qualche dritta in più, ci dice come, sì, lo prepara. Sì, è molto semplice da preparare, viene grigliato l'entrecot, poi viene adagiato su un crostone di pane, sul quale poi viene inserita della rucola fresca, delle scaglie di grana e la riduzione dell'aceto balsamico. E questa carne pregiata non può che accompagnarsi ad un olio altrettanto pregiato. Infatti oggi Agride ci propone l'olio extravergine di oliva e l'oggio, che subito passo al nostro chef per l'ultimo tocco finale su questa entrecotte. L'olio e l'oggio è pregiato perché è ottenuto dalla parte più nobile delle olive, cioè la polpa, è ricco di vitamina E, quindi è un antiossidante, combatte i radicali liberi, quindi è un olio anche complice del nostro organismo. E io vi ricordo anche che tutta la filiera produttiva di tutti gli oli Agride, non solo elogio, è certificata e garantita da uno staff di agronomi, biologi, assaggiatori, che quindi ne certificano nel tempo proprio la buona qualità e la bontà di quest'olio e di tutti gli oli Agride. E che io ringrazio voi per averci seguito, la Sala delle Rose per averci accolto, ancora una volta lo chef Dino Splendorio e il maître della Sala delle Rose, Giuseppe Piscopo, per averci presentato questo piatto. Io vi do appuntamento ad una prossima puntata di Ad Hoc per voi. Arrivederci.